guerra. La guerra non cambia mai. Ciao a tutti ragazzi, io sono Phantom, bentornati sul mio canale, bentornati finalmente con la serie di Fallout 3. Sono passati ormai quanto? 7 mesi? 6 mesi? Lo so, dovevo portarlo prima, questo video dovevo registrare prima, dovevo essere più costante. Ogni volta vi dico che sarò costante, che i video di Fallout 3 saranno costanti appunto. Ma non importa, dai. Siamo qua con il 15° episodio. Facciamo un recap generale di quello che è successo, anche perché non mi ricordo molto. Quindi andiamo a visualizzare un po' il nostro inventario, un po' come è settato il personaggio, e vi spiegherò quello che andremo a fare in questo video, sostanzialmente. Siccome ho notato che siamo di livello piuttosto basso, infatti siamo solo di livello 8, ho deciso di dirigermi vicino ad Arefu, una cittadina molto vicino al Volto 101. Poiché abbiamo la missione Legami di Sangue, dobbiamo consegnare la lettera che ci ha donato Lucy West. Lucy West era una ragazza... Oddio, non è ancora morta. È una ragazza di Megaton, che vive a Megaton, e ci ha consegnato una lettera dicendoci di portarla alla famiglia. La loro famiglia vive qua ad Arefu, la sua famiglia. Quindi adesso andiamo a vedere un po' il personaggio, andiamo a vedere le varie cose. Abbiamo 22 steampack, quindi abbastanza buono. Siamo di livello 7, non livello 8, quindi ancora peggio. Come special abbiamo 8 di forza, 5 di percezione, 5 stamina, 6 carisma, 7 intelligenza, agilità 5, fortuna 5. Abilità 30 di baratto, 18 armi pesanti, 20 energia, 35 esplosivi, insomma, sono queste qua. Sono piuttosto equilibrate per il nostro livello. Poi come abilità extra abbiamo scelto Vedova Nera, rigenerazione delle radiazioni, ladro, furfante, fanatico di pistole, esperto e comprensivo. Ho scelto questa missione poiché non è complicatissima, è una missione abbastanza abbordabile per il nostro livello. La cosa che mi preoccupa è che abbiamo armi del cazzo, davvero. Abbiamo un fucile da caccia con a malapena 34 munizioni e un fucile d'assalto che ne ha zero. Il resto è un po' così. Abbiamo il fucile da combattimento che sì, può tornare utile, ma il resto è un po' così. Quindi adesso andiamo a farci almeno 2 o 3 steampack. Ho seguito il consiglio di uno di voi, quindi non sto ancora utilizzando i libri finché non sblocco l'abilità comprensione, perché ci permette di ottenere 2 punti abilità leggendo il libro. E prima di proseguire per il ponte, quindi arrivare proprio ad Arefu, andiamo ad esplorare qua, questo edificio poco sotto il ponte. Vediamo se si può entrare, ma mi sa proprio di no. Ok, qua è pieno di bramini morti, quindi qualcosa è successo. Comunque ragazzi, fatemi sapere se la qualità audio-video è ottimale. Ho riparato il PC, tra virgolette riparato, non è che fosse rotto, dovevo solo cambiare la pasta termica, quindi sono rimasto bloccato anche più di un mese per quello, perché ero senza pasta termica nel computer sostanzialmente, quindi non potevo fare altrimenti. So che ho portato solo video di Fortnite, a molti non sono piaciuti, molti mi hanno chiesto di riportare appunto Fallout 3, molti di riportare 76, ma 76 purtroppo non lo posso portare al momento perché non ho il PlayStation Plus e si può giocare solo col Plus, quindi... Ok. Aspetta un attimo, tu non sei come loro. Ti ho quasi spaccato in due. Vieni qui prima che ti scoprano! Che bello questo comitato di benvenuto. Una mina nei denti. Vediamo un po' cosa ha da dire Evan King. Che diavolo ci fai qua fuori? Ho una lettera per la famiglia West. Oppure la prossima volta che mi spari faresti meglio a non mancarmi. Questa è una minaccia. Non fare il gioco duro con me. Sparavo ancora prima che nascessi. Pensavo che facessi parte della famiglia. Sono dei poveracci che ci stanno dando un sacco di problemi ultimamente. Sono il motivo per cui ho una gran voglia di sparare. Sono predatori o schiavisti? No, se lo fossero, ora vedresti una città fantasma carbonizzata. Credo che quelli della famiglia siano solo un branco di idioti. Beh, all'inizio avrebbero fatto le tipiche stronzate da bande. Sai, rompere roba e fare un gran casino, tuttavia tenendosi sempre a distanza. Ma quest'ultima volta sono andati oltre. Hanno ucciso tutti i nostri bramini.
Voglio dire, quella è la nostra linfa vitale qua fuori. Ok, quello che ho visto sotto il ponte, in sostanza. Eloquenza 100%. Cos'è che ti spaventa tanto? Ascolta, puoi chiamarmi pazzo se vuoi, ma quei tipi hanno qualcosa di strano. Voglio dire, sono armati e sono forti. Perché non sfondano le porte delle nostre case e non ci fanno fuori subito? Siamo messi davvero male e ci farebbe comodo un po' di aiuto. L'aiuto costa tappi. Ti sembra che sia appena uscito dalla torre di Tenpenny? Sono completamente al verde. Ok. Sarei felice di darti una mano, di cosa hai bisogno. Non voglio distogliere lo sguardo da questa rampa. Nessuno può sapere quando la famiglia tornerà. Puoi farmi un favore e controllare le case delle altre persone? Assicurati che stiano bene. Parla con Davis West, Karen Shenzi e Ken Ewers. Ok, Davis West dovrebbe essere il padre appunto di Lucy. Quindi ho un messaggio per la famiglia West da parte della loro figlia. Io non posso accettarlo. Devi riportarlo ai West. Ok, quindi in sostanza è giusto così. Quindi, qui a Darefu c'è stato sostanzialmente un casino. C'è questo gruppo di predoni, probabilmente, che sta terrorizzando la città. E noi dobbiamo indagare, dobbiamo capire perché lo fanno e comunque risolvere il problema. Dove credi che si possa trovare la famiglia? Credo che vivano da qualche parte, a est o nord-est di qui. Il problema è che si muovono sempre quando è buio e non riesco a vedere dove siano diretti. Ci sono molti posti in cui potrebbero stare. Il nascondiglio di Hamilton, il vecchio cinema Moonbeam o la stazione della metro Seneca Nord-Ovest. Ok, quindi ci ho aggiunto un po' di indicatori della mappa. Questa è Refu. Poche baracche sopra un ponte. Adesso non ci dirigiamo subito dai West, ma andiamo bensì alla casa di Evan King, il signore con cui abbiamo appena parlato, perché nella sua casa ci stanno munizioni, armi e soprattutto una statuetta della Voltec. Quindi ci abbassiamo e proviamo a scassinare la porta. Mannaggia, scasso 50. Non possiamo ancora. Quanto abbiamo di scasso? Abilità. Scasso 42. Non abbiamo nessun vestito comunque che ci aumenti la statistica dello scasso. Quindi per adesso non possiamo proprio entrare nella casa di Evan King, a meno che lui non abbia le chiavi di casa in tasca e possiamo provare a borseggiare. Ma dubito fortemente. Vediamo un po'. Sì, le ha. Cosa pensi di fare? Allora, ricordatevi che in Fallout e comunque qualsiasi gioco della Bethesda, frugare le tasche degli NPC non è un crimine. Quindi tu puoi andare tranquillamente a mettere la mano in tasca ai personaggi che non ti dicono nulla. Quindi salviamo e proviamo a rubargli le chiavi di casa. Ci siamo riusciti tranquillamente al primo colpo. Benissimo. Quindi adesso entriamo in casa, prendiamo la statuetta, raccogliamo un po' di loot e andiamo a indagare nelle varie case qua a fianco. Andiamo un po'. Ok, possiamo entrare e siamo nascosti. Comunque non vorrei peggiorare troppo il karma, vorrei tenermi più o meno sul neutrale perché un karma neutrale buono comunque ci dà certi vantaggi. Un karma negativo è un po' così. Siamo buoni comunque, quindi possiamo fare crimini minori. Eccola quella statuetta, ragazzi. Riparazione. Hai trovato una bambolina Voltec in edizione limitata. Iscrizione alla base recita: perché affondare con la barca quando puoi cercare di ripararla? La tua abilità riparazione è aumentata in modo permanente di 10 punti. Allora, non ha moltissime cose. Però comunque, un po' di cibo lo prendiamo, perché quando rimarremo senza steampack, e fidatevi, rimarremo senza steampack, quello farà comodo. Un po' di munizioni, 10 mm, sono le più comuni, noi non le usiamo mai, calibro 32 sono quelle del fucile da caccia, altre calibro 32. È pieno di munizioni, è molto buono questo spot per i primi livelli. Ovviamente perderete un po' di karma facendo sta cosa, ma è giusto così. Allora, non ha nient'altro. Mi ricordavo questa è un'arma, ma probabilmente mi sono confuso con un altro personaggio. Quindi adesso torniamo a Darefu e andiamo a controllare le varie
le varie casette. Perché la missione è quella. Infatti, la missione. Controlla la residenza Eworth, scendi West e consegna il messaggio di Lucy. Allora, questa è la residenza West. La teniamo per ultima, la residenza West. Andiamo prima delle altre. Bussa alla porta. Sì? Chi è? Mi manda Van King, posso entrare? Ah, davvero? Beh, era ora che facesse qualcosa, dannazione. Entra, ti apro la porta. Ok, così molto semplice. Mi fa piacere vedere una nuova faccia simpatica da queste parti. È da molto che non succedeva. Mi chiamo Karen Shenzi. Allora, Evan King mi ha detto di controllare che va tutto bene. Sono terrorizzata. Mi fa piacere che si preoccupi per noi, ma se qualcuno non risolve il problema alla radice, potremmo stare qui dentro per sempre. Giustamente. Mi puoi dire che sta succedendo qui? Siamo spaventati a morte. Evan King ha terrorizzato tutti così tanto per la famiglia che nessuno vuole più mettere piede fuori. Quell'idiota comanda tutti. Ma fa davvero qualcosa per risolvere il problema? No. Un po' troppo protettivo. Cosa ne pensi della famiglia? Non fanno altro che terrorizzarci. Ci deridono per farci aprire le porte. Ci lanciano bottiglie, ci urlano contro. Se sapessi che King mi copre le spalle, uscirei e gli farei vedere cosa penso delle loro visite. Specialmente dopo quest'ultimo attacco. Beh, almeno non vi ammazzo. Certo, vai. Proprio come tutti gli altri. Cioè, cosa dovrei fare? Dovrei rimanere qua. Fare cosa? Okay, andiamo a controllare le altre persone. Di fare co... Vabbè. Residenza Iwer. Sì? È il postino? Ah, spero che il catalogo autunnale sia arrivato. Certo, ce l'ho il catalogo autunnale. Oh, santo cielo! Non vedo l'ora di sfogliarlo per conoscere le ultime tendenze. Prego, entra. Lascia che ti apra la porta. Un po' ingenuo. Vediamo se si arrabbiano pure, no? Che diavolo ci fai qui? Vattene via, cazzo! Che altro? Caloroso benvenuto. Tua moglie mi ha fatto entrare qualcosa a proposito di un catalogo. Oh, per l'amor di... Ascolta, è più stupida di una scarpa, ok? Se vuoi parlare con qualcuno, devi parlare con me. Allora, che cazzo vuoi? Evan King mi ha detto di controllarti, va tutto bene? Stiamo benissimo, alla grande. Adoro starmene seduto in casa a grattarmi il culo. Di al signor King che stare qui seduti tutto il giorno non ci renderà più sicuri. Dobbiamo fare qualcosa. Cosa ne pensi della famiglia? Sono dei delinquenti che hanno deciso di usare Arefu come parco di divertimenti personale. Ah, sono molto divertenti. Se potessi gli sparerei, ma a giudicare da quello che hanno fatto ai bramini, non vivrei abbastanza a lungo per raccontarlo. Vedete ragazzi, i Frankenstein sono parte. Quindi anche quelli là stanno bene. La moglie è più stupida di una scarpa, a quanto dice lui. Ma stanno bene. Sono comunque tutti terrorizzati dalla famiglia e non vogliono uscire perché Van King comanda, sostanzialmente. Vediamo la residenza West. Bene. I corpi dei West presentano segni di morsi sul collo che arrivano fino all'osso. Sui cadaveri non c'è altro che indica cosa sia accaduto. Posso fare una specie di autopsia? Cioè, guardate, sono morti da parecchio, sicuramente. Sembrano quasi dei ghoul. Andiamo a parlare con Evan King, appunto, di questa cosa. Vediamo cosa ha da dire al riguardo. Vediamo se lo sapevo oppure no. Cosa ti hanno detto? Stanno tutti bene? Sapevi che gli West sono morti? La famiglia deve averli presi nell'ultimo attacco. Figli di puttana. Dannazione! Se solo avessimo più uomini potremmo tenergli testa. Ne ho abbastanza che terrorizzino la città. Aspetta un minuto. Mentre perlustravi la zona degli West, hai trovato il corpo di loro figlio Ian? No, ho trovato solo i corpi dei genitori. Questo deve essere opera della famiglia.
Ho sorpreso quel loro capo fuori di testa che parlava con Ian giù al fiume. Senti, lo so che ti ho già chiesto molto, ma devi trovare quel bambino. Si merita una vita migliore. Ok. I West hanno segni di morsi sulla gola. Che significa secondo te? Segni di morsi sul collo? È la cosa più strana che abbia mai sentito. La famiglia deve avergli scatenato contro dei cani o qualcosa del genere. Oh, per il momento è tutto quello che mi serve. Cosa farò? Continueranno a tornare finché non saremo tutti morti. Non preoccuparti, Ivan. Capirò cosa è successo agli West. Grazie, sei grande. Ok. Quindi adesso dobbiamo trovare la famiglia e consegnare il messaggio di Luffy West. Lui ci ha dato tre possibili soluzioni. La stazione Seneca Nord-Ovest, Chimneym all'aperto Moonbeam e Hamilton's Hideaway. Io direi prima di andare alla stazione Seneca Nord-Ovest, perché è la zona più vicina. E comunque, da quanto ha detto lui, attaccano solo col buio. La stazione è un posto piuttosto buio, quindi probabilmente gli piace stare in una stazione, sempre se è il loro nascondiglio quella zona. Ok, adesso non capisco. Stavo per morire. Non riesco a risalire sul ponte. Ok, devo salvare assolutamente perché altrimenti qua ci muoio. Non riesco a capire se questa... se qua sotto ci sia dell'acqua oppure no, perché non, ho abbassato le impostazioni grafiche, quindi probabilmente il computer non carica qua sotto. Potrebbe esserci dell'acqua come potrebbe non esserci. Il problema è che adesso non riesco a risalire sul ponte. Ok, ce l'ho fatta, non sono morto, perfetto. La stazione Seneca Nord-Ovest è da questo lato, ma mi sa che da qua non si può scendere. Cioè... morirei. Quindi dobbiamo trovare un modo rapido per scendere. Mi ricordo assolutamente che sotto Arefu c'è dell'acqua. Per forza. Perché l'ho giocato tantissimo sulla 360 e per non fare tutta la strada del ponte mi gettavo direttamente giù nell'acqua. Quindi ok, è là l'acqua. Stavo semplicemente confondendo. Credevo fosse poco più avanti. Andiamo alla stazione Seneca Nord-Ovest, perché secondo me è il luogo più probabile dove si possano essere accampati, perché un cinema all'aperto sarebbe abbastanza stupido, in quanto qualcuno potrebbe tranquillamente andare, disturbare, eccetera. Invece l'Hamilton Sideway non mi ricordo esattamente cosa sia, ma lo escludo. Però per completezza non vi preoccupate che andremo a controllarli entrambi. Adesso mi tiro un Radaway, anche se non abbiamo tanti, perché i livelli di radiazioni del nostro personaggio sono alti. Dovete sapere che ogni livello di radiazione, Fallout 3 ne ha tipo 4 se non sbaglio, adesso vi spiego un po' meglio. Quando si arriva qua, si prende più radiazioni e ci toglie vita. Vedete, qua è tipo 200, no, tipo 200, 250, 500 qua. Fino a 1000. Se arriviamo a 1000 di radiazioni, si muore. Invece a ogni tacchetta di queste grandi ci sono degli effetti negativi. Quindi è meglio non aumentare troppo le radiazioni. Meglio rimanere sui 150-200. Che comunque, se non sbaglio, ci riduce un po' la salute e un po' la resistenza alle radiazioni. Nulla di troppo grave. Adesso, comunque, non faccio nemmeno un taglio perché è davvero vicino alla stazione... dei treni, però credo che altri 10 minuti più o meno stop l'episodio, anche perché devo riabituarmi a questi video comunque lunghi. Siamo già a 20 minuti così. Ok, questo sta a indicare che ci sta la stazione, stazione Seneca Nord-Ovest. Andiamo a vedere un po' se la famiglia si nasconde qua sotto. Comunque non vi preoccupate se ogni tanto vedete scritte inglesi e italiane. È un conflitto con la mod dei dialoghi. In pratica ho cambiato lo stile grafico dei dialoghi, quindi ogni tanto si bugga il testo, e ogni tanto in inglese, ogni tanto in italiano.
però come avete notato tento sempre di tradurlo. I nuca cole servono sempre. Ok, un ratto talpa. Due ratti talpa sono già un problema. Uno è andato. Ci stanno togliendo tantissimo, però meglio evitare. Tra l'altro siamo quasi a livello 8. Vediamo un po'. Questi sono i bagni maschili. Non ci sta nulla. È sempre bene entrare nei bagni in Fallout, in qualsiasi Fallout, perché ci stanno le cassette di pronto soccorso, eccole qua. E sono utilissime ovviamente. Allora, la strada giusta da che parte? Eh? Controllate sempre anche queste cose perché ci sta il cibo, quello delle macchinette, diciamo, quindi fa sempre comodo. Ok, qua c'è un cadavere. Abitante della zona. Stop. Vestito non ci serve per niente, cioè è davvero infimo. Oddio. Non sarai qui per tentare di rubare i miei segreti, vero? No, grazie. Rubare i tuoi segreti? Non ci penso neanche. Bene. Temevo di dover abbandonare il mio laboratorio. Avrebbe significato ricominciare tutto da capo. Sai, non è facile costruire un Jet Ultra. Jet Ultra? Cos'è, una specie di superdroga? Sapevo che l'avresti detto. Il Jet Ultra ha quasi il doppio della potenza di un jet. Perfetto per i ghoul. Un jet non ci interessa minimamente. L'unico problema è che è praticamente impossibile mettere insieme tutti gli ingredienti. Forse mi puoi aiutare. Niente gratis in questo mondo, Murphy. Già, niente scherzi. Non pensavo che tu fossi un fottuto spasso. Ci vogliono 3 ingredienti per fare l'ultra jet. 2 li ho e in quantità. Il terzo è un po' più difficile da trovare. Bombe di zucchero. Per tutte le bombe di zucchero che mi porterai, ti darò 15 tappi. Ci stai? Facciamo 30 tappi ciascuno ed hai fatto un affare. Bene, niente che mi possa servire. Ora smamma. Devo preparare delle cose. Ok, quindi ogni volta che troveremo delle bombe di zucchero le porteremo a lui, ci darà 30 tappi e lui fabbricherà l'Ultra Jet, che è sostanzialmente una versione potenziata del Jet. Il Jet, vi ricordo, è quella droga che ci permette di ripristinare punti azione. Parliamo con l'altro signore. Cerchi guai? Vattene, palle liscia. Semplicemente tipo la sua guardia. Allora, cosa mi hai portato? Allora, eccoti tutte le bombe di zucchero. Bene, bene. Non gli ho dato nulla. Allora, cosa mi hai... Puoi comprare un po' di Jet Ultra? Sì, appena... Ok, quindi non ne ho fabbricato nulla. Hai mai sentito parlare della famiglia? Sicuro. Sto lontano da loro e loro non mi infastidiscono. È un buon rapporto. Loro vivono a est di qui. Se te la senti, io penso ci sia una via sotterranea verso casa loro, giù nella stazione metropolitana. Ok, quindi abbiamo già un indizio un po' più concreto. Qual è l'accordo con Barrett? Lui è il mio assistente, è il mio sostituto. In caso le cose andassero male, fossi in te, non lo provocherei. Ok, devo andare. Sì, fa. Ok, qua ci sta un canne Moz e dei proiettili. Mi sono spaventato, ragazzi. Cioè, me l'ha dato adesso il messaggio che gli ho dato una bomba di zucchero e mi ha dato 30 tappi. Credevo davvero di aver rubato, tipo, il fucile a canne Moz. Meno male che non è successo. Che tu non voglia entrare là dentro. Ok, questa è una traduzione sbagliatissima. Non l'hanno mai cambiata. Quando dicono spero che tu non voglia entrare là dentro, non è inteso in una stanza, in una cosa. È inteso non scassinare nulla.
Ok, questa è la via per andare dalla famiglia. Tommy, non Meresti, stai restando. Quindi loro stanno nella stazione di Meresti, non di Seneca. Benissimo. Siamo sempre più vicini alla famiglia. Il nostro obiettivo adesso è quello di trovare Ian West e anche di consegnare il messaggio di Lucy. Avete visto? Siamo saliti di livello di radiazione, siamo avvelenati. Avvelenamento minore, stamina meno 1. Nulla di che. Ok, qua ci sta un nemico, dovrebbe essere, non lo so, uno scorpione radioattivo. Cos'è sto rumore? No, Meyerlurk. Fallout 3. Ok, il loro punto debole è il viso, quindi non ha senso sparare al carapace. Quindi miriamo il viso e speriamo di non fargli abbastanza male. Non gli ho fatto nulla, quindi... proviamo tipo con... oddio. Poi sono troppo fastidiosi questi qua perché attaccano. Non ti danno spazio nemmeno per respirare. E ci ha tolto troppa vita. L'arma è anche in condizioni pessime, quindi ogni tanto fa sta cazzo di animazione che deve controllare i proiettili. Ed è una cosa noiosissima. Quindi sprechiamo due steampack per colpa di sto stronzo e proseguiamo questa caverna. Allora, sicuramente ce ne stanno altri di Meyerlurk, quindi diamo tipo di fucile da combattimento. Anche questo è pessimo, cioè ha delle condizioni pessime. Però lì ha più colpi nel caricatore, quindi ha più possibilità di sopravvivere. Vedete, quando l'arma è in condizioni un po' scarse, farà sempre un'animazione del genere. Ad esempio il fucile d'assalto. Cosa cazzo? Lo sapevo. Fucile d'assalto tirerà l'otturatore. Questo qua controllerà la canna. Il canne mozza i proiettili. Quindi è sempre meglio tenere le armi in buone condizioni. Ok, siamo arrivati alla stazione di Meresti. Qua. Ho appena preso una tagliola. Bene, quindi dobbiamo stare attenti a controllare anche dove mettiamo i piedi. Tutti questi falò accesi ci fanno capire che probabilmente ci vive qualcuno qua, quindi siamo sulla buona strada. Diseneschiamo il filo di inciampo e continuiamo la nostra discesa verso il covo della famiglia. Ok, qua c'è una guardia. Perché non guardi dove vai? Robert. Ehi, ehi, calma, in quest'area non può entrare nessuno tranne la famiglia. Dove diavolo credi di andare? Eloquenza 50%, devo veramente superarti. È importante che io trovi quello che sto cercando. D'accordo, d'accordo. Mi sembra che tu non possa farmi del male. Se fossi in te parlerei con Vance prima di impicciarti. Puoi trovarlo al piano rialzato, affacciato sulla zona comune. Cosa diavolo è sto posto? Questo incantevole buco nel terreno è Meresti, il quartiere generale della famiglia. Così. Arrivo a un estraneo. E questo qua lo fa passare tranquillamente solo perché è poco poco eloquente. E gli dice pure cosa fanno qua, con chi deve parlare. Parlami della famiglia. Siamo una banda di duri e nessuno può mettersi contro di noi. E non ci piacciono neanche gli idioti ficcanaso che vanno in giro a fare troppe domande stupide. Giusto, giusto. Devo andare. Ok, siamo saliti di livello. Allora, armi leggera 45, buonissimo. Aumentiamo un po' di eloquenza 55, tantissimo. Non mi ricordavo di aver messo così tanta eloquenza. Aumentiamo un po' di baratto che serve sempre. Scasso, vorrei portarlo a 50. 7 punti abilità, medicina 40. E dobbiamo aumentare assolutamente anche scienza perché ci serve hackerare. Quindi possiamo scegliere un'abilità. Io di solito punterei su schiena resistente, che ci dà 50 libbre di più di peso in più da portare.
Però c'è anche da dire che ci sono altre abilità utili. Comando, utilizzando un fucile o una qualsiasi altra arma a due mani, guadagni un bonus del 25% in precisione SPAV. E questa è ottima, io punterei assolutamente su questa. Visto che principalmente usiamo fucili a due mani. Quindi curiamoci per l'ennesima volta. Andiamo verso appunto la zona principale della famiglia. Questi rottami di ferro ci farebbero comodo. Però per adesso non rubiamo nulla. Quindi entriamo nel resto e interrompiamo il video. È un po' da infami, lo so, ma il 15° episodio termina qua, ragazzi. Sono passati 30 minuti. Spero che il video vi sia piaciuto, spero che siate felici del ritorno di Fallout 3. Non vi prometto nulla, perché ogni volta che dico tenterò di essere più costante, tenterò di portare più video di Fallout 3, alla fine succede sempre qualcosa e non ne porto mai nessuno. Ok, qua spawna gente inchinata in modo strano. Questo qua cosa sta facendo? Ok. Quindi ragazzi, vi ringrazio per aver visto questo video, spero vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciatemi il mi piace, commentate qua sotto scrivendomi cosa vorreste vedere nel prossimo video. E niente ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi.